Buonasera signore e signori, 3 giorni dopo avervi fatto vedere un video dove ho lasciato giù il piccolo, purtroppo ormai è cresciuto, perché devo dire che è cresciuto, perché se vi ricordate era così, adesso è così, ma purtroppo è già un po' mangiucchiato. E quello più grande che ho lasciato giù là mi pare già marcio, e vabbè, andiamo a vedere. Dai. Però altre forme di funghi non ne sono uscite, che tristezza. E questo è quello che ne è rimasto di quello che era già raccoglibile 3 giorni dopo. Vedete? E quell'altro che si vedeva appena, 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 appena. Rimasta solo la pelle. D'altronde le lumache ci danno che ci danno. Ma quello che mi preoccupa è che non vedo altra forma fungina in giro, ahia. Ne escono tre e poi spariscono. Boh. Purtroppo vicino a casa non si decidono a partire. Quei tre che vi ho fatto vedere li avevo lasciati giù 3 giorni prima, dopo mi metterò magari la clip, per dire chiaramente che gli estatini non c'è niente da fare. Ragazzi, vanno monitorati se non giorno per giorno, ogni 2 giorni. E uno mi potrebbe dire: sì, ma io non c'ho mica il tempo per andare in giro, hai ragione, però non bisogna arrabbiarsi se poi quando si va a funghi si trovano già marci. Questi 3 giorni fa non c'erano, però se li lascio giù 3 giorni faranno la fine degli altri. Vabbè, dai, andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. C'è pappotto. Mamma mia, ci vuole la lente di ingrandimento, vedete? Piccolino, questa è una russuletta, dov'è? Non vedo già più. Eccola qua. Questo è un porcinello nano. È già tutto massacrato. Mo'. Chissà che qua magari si muove qualcosa, anche se era un po' sconfortato, adesso vediamo. Camminando con pazienza, ogni tanto magari si vede un tessaro come questo. Che bel colore che ha! Perché siete così pochi? Questo è marmo, eh! Spezzarsi i denti! Mamma mia, guarda roba! Impressionante! Ciao foto. Cogli il bombolotto. Bello lui, patatino. Segni un po' del caldo. Venatura spettacolare del porcino di castagno. Poi duro come un sassetto. Siete in pochi ancora, ma io vi aspetto. Questi sono gli estatini che ti fanno saltare il cuore in gola. Eh sì, cari, sono proprio questi. Mamma mia, quando li vedi così intonsi, belli, in salute, colorati, così. Ah. Ah, proprio una bellezza, rosso vinaccia. Ah, che belli. Avanti. Cronci, che belli, rari ma belli. Ricordiamoci sempre di chiudere i buchi. Purtroppo uno me l'hanno gnagnam, è rimasto solo la pelle.
ma c'è vicino un bel frate. Frate Doc, sei proprio bellino. Peccato siete ancora in pochi. Un altro che fa capolino, che è di buon auspicio. Mi raccomando, cresci forte e non farti mangiare, perché ti vorrei raccogliere, ok? Tra 3 giorni, perché prima non posso. Ciao! Vuoi vedere che si stanno decidendo un po' a partire? Se si guarda adagio, vedete? Un altro boccioletto. Buon auspicio. Non ci posso credere. Che bello! Oh, come ero sconfortato prima, come mi sto riprendendo adesso. Però è strano, solo in alcuni posti. Quando sono intonsi. Sono frugolini, ma significa che comunque hanno forza, perché altrimenti non si vedrebbe niente. Poi, dire la verità, comincia qualche forma di vita, russole, qualche ammanita, e dai.